Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Oggi sono sola, non c'è l'operatore e quindi sarà un pochino più difficile farvi vedere i movimenti che farò per fare questo dolce. Questo è un dolce che mio figlio mi sta chiedendo da una vita perché l'ho fatto una volta, gli è piaciuto tantissimo e poi non l'ho rifatto più. È la Japanese Cheesecake, non so se la pronuncia è esatta, però comunque è questo il dolce. Allora, vi dico che è un dolce piuttosto difficilino, però è veramente molto 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 buono ed è anche piuttosto leggero. Allora, leggero nel senso, cioè molto soffice, quello sì, leggero nel senso che non è che ci sia tantissimo grasso dentro e quindi automaticamente è un dolce che può essere usato per la colazione o per il tè, per l'ora del tè. Allora, detto questo, andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo qui tre tuorli, tre albumi, quindi tre uova intere medie divisi in tuorli e albumi. Poi abbiamo 50 g di latte scremato, quello io uso, poi vedete voi. Circa 100 g, perché ho la bilancia che mi sfalsa di 2 g, quindi 100 g diciamo di Philadelphia, mia nipote è d'accordo, lo dice anche lei, di Philadelphia, formaggio spalmabile, io ho preso il light. Poi abbiamo qua 50 g di burro a basso contenuto di colesterolo. Qui ho 65 g di zucchero semolato, 30 g di farina e scusate, 30 g di farina e 40 g di maizena. Un pizzico di sale. Questi gli ingredienti. Vi ci vorrà uno stampo a bordo alto che dovremo foderare, prima imburrare e poi foderare. E poi vi farò vedere come con la matita, nel senso che dobbiamo fare prima il cerchio da mettere dentro e poi dobbiamo fare tutto il bordo da mettere intorno. Questa è una torta che va cotta a bagnomaria. Calcolate che ci vorrà circa 50 minuti di cottura a 150 gradi. Quindi, se non avete tempo, non iniziate, se no mettetevi lì di santa pazienza e fate questo piccolo capolavoro, ok? Quindi, detto questo, ci vediamo mano a mano, passo passo. Allora, come vedete, intanto ho tagliato la carta. Nel frattempo, ho messo il burro insieme al latte a far sciogliere. Scusate, è andato un attimo fuori fuoco. Eccoci qua. È troppo vicino. A posto. Dicevo, scusate, c'ho anche il cellulare nuovo, quindi sto facendo non so come un miracolo. Allora, detto questo, aspettiamo che il latte e il burro si sciolgano e poi lasciamo raffreddare leggermente e aggiungiamo il formaggio spalmabile light. O comunque un formaggio spalmabile a vostro piacimento. Ora, rivado sul tavolo e vi faccio vedere come fare per foderare poi insomma lo stampo che vi servirà. Mi raccomando, deve essere uno stampo di circa 20 cm di diametro a bordo alto. Io ho usato quello che uso di solito per fare il panettone e il pan brioche. A dopo. Allora, ecco perché vi dicevo che dovete imburrare lo stampo. Perché? Perché la carta aderisce meglio. Guardate, eh? È perfetto, ok? Cioè, perfetto, insomma, voglio dire, nel senso perfetto per i miei canoni. Non sto dicendo che io sono la perfezione, ci mancherebbe altro. Allora, detto questo, che cosa facciamo? Andiamo sui fornelli e intanto mettiamo le chiare con lo zucchero, che aggiungeremo man mano a montare a neve, va bene? Quindi prendiamo le chiare, le mettiamo nella planetaria e le facciamo andare avanti fi fino a che non cominciano a montare. Poi aggiungiamo lo zucchero, mia nipote è d'accordo,
cucchiaio alla volta. Va bene? Ci vediamo dopo. Scusate il rumore, dovrò gridare, ma purtroppo la mia planetaria è un po' antiquata. Allora, come vi dicevo prima, facciamo in modo che le chiare vengano montate a neve, ok? Quindi, per evitarvi questo rumore, vi ridico che dovete mettere le chiare dentro la planetaria. Mi ero dimenticata con il pizzico di sale e aggiungete lo zucchero un cucchiaio per volta man mano che montano le chiare. Va bene? Vediamo tra poco. Come vedete sono montate a neve fermissima. Mia nipote è contenta. E detto questo, andiamo sui fornelli. Eccoci qua. Allora, adesso abbiamo messo il burro con il latte che abbiamo fatto sciogliere prima dentro una ciotola. E aggiungiamo i tuorli d'uovo uno per volta se è possibile, ok? Quindi adesso faccio sciogliere latte, burro e formaggio. Poi vado ad aggiungere i tuorli, come vi ho detto, uno alla volta. Dopo setacciamo le farine e le andiamo ad inserire. Poi ci vediamo per quando aggiungerò le chiare montate a neve. Va bene? Ok, a dopo. Allora, ho setacciato le farine, come vedete, e le ho messe dentro al composto di burro, latte, formaggio. Va bene? A questo punto, intanto la ciotola gira da sola perché io sto con una mano sola, a questo punto andrò ad inserire pian piano le chiare montate a neve, facendo ovviamente un movimento dal basso verso l'alto, così per far sì che vengano amalgamate e non si smontino. D'accordo? Ok, ci vediamo tra un po'. Allora, abbiamo inserito le chiare. Guardate il composto com'è bello spumoso, eh? E adesso lo andiamo a mettere nel nostro stampo. Va bene? Quello che abbiamo imburrato e foderato di carta prima. Dobbiamo prendere una teglia abbastanza alta, diciamo alta così più o meno, circa 5 centimetri, e poi vi faccio vedere come dovete fare con dell'acqua calda che io già ho messo sui fornelli. Scusate, mi sono impicciata con la lingua. Ok? Allora, l'acqua deve essere bollente e quindi cominciate a mettere un bel pentolino per farla scaldare. Ci vediamo tra poco. Perdonatemi, ho dimenticato di dirvi che dovete foderare lo stampo con due fogli di carta argentata in questo modo. Guardate, eh? Ho preso una teglia di quelle vecchie da combattimento che io sempre ovviamente fodero di carta da forno perché se no, so, voglio dire, cioè, è andato via tutto. E adesso metto l'acqua, come vi dicevo prima, che deve essere bollente e deve. Eccola qua, scusate, ma con una mano sola è veramente incredibile fare questa cosa. Eccola qui, tutta sul tavolo, giustamente. Ecco qua. Fa niente, poi pulirò, tanta acqua. Ecco qua. Deve la teglia, cioè lo stampo, deve quasi galleggiare, va bene? In forno 150 gradi per circa 50 minuti. Quindi ci vediamo a torta pronta. Ciao! Allora, la nostra Japanese cheesecake, scusate la pronuncia, è pronta. Irene è contenta. Adesso dobbiamo lasciarla una ventina, anche 30 minuti, in questa modalità nel forno, con il mestolo inserito, vedete, la palettina che ho messo quello di legno. E leggermente aperto in questo modo qua, senza toccarla, mi raccomando. Quindi ci vediamo dopo quando la sforniamo. A dopo. Eccola qua la nostra Japanese cheesecake. Non so sempre se lo dico bene. Come vedete, è arrivato il sorcio perché il sorcio non poteva aspettare, vero? Quindi io ho messo lo zucchero a velo dopo che il sorcio ci è arrivato. Vi posso assicurare che è fantastica perché il sorcio me l'ha fatta assaggiare anche a me, guardate quanto è soffice.
Quindi i soci già sono stati due. E quindi niente, mi raccomando, seguite tutte le istruzioni che vi ho dato perché vale la pena mangiarla Io vi questa assicuro torta. che è buonissima. Sì, molto leggera, molto delicata. Poi la potete accompagnare con la frutta, con la marmellata, con la Nutella, farla, diciamo, sporca, però così, anche così è buonissima. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima E ricetta. seguiteci, eh! Ciao! Ciao!